Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Finalmente prima patch dal 2019, anzi del 2019 su Anchodown. In realtà patch uscita circa una settimana fa nel PTR, che ha decisamente funzionato bene, quindi è stata portata subito in live, quindi sulla versione ufficiale. Ancora mi chiedo il perché non abbiano fatto tutto ciò prima, ma comunque. Patch 4.2, che cosa porta al gioco? In realtà nulla, nulla, è una patch puramente di ottimizzazione, come potete vedere qua. Queste sono tutte ottimizzazioni. Infatti, come si vede dalla nota della patch stessa, in pratica è un'ottimizzazione dall'utilizzo della CPU all'utilizzo della memoria. Non sto qua a raccontarvi i dettagli, mi pare abbastanza inutile sviolinarvi quello che hanno fatto, ma se credete alle mie parole, hanno praticamente alleggerito i carichi sia sulla memoria stessa che sull'utilizzo della CPU. Inoltre, ed è una cosa che non comprendo proprio, a quanto pare con la vecchia patch 4.0 ci avevano fatto scaricare aggiornamenti puramente per il server, che però partivano con l'applicazione, quindi con il nostro client, e tutto ciò appesantiva non poco l'utilizzo del gioco stesso. Detto questo, la patch è live e funzionante. In effetti, se provate ad entrare in gioco, dovrebbe andare molto più fluido e almeno per me è così, e ho guadagnato circa il 10-20% di FPS in gioco. Quindi devo dire che questa patch come performance è ottima. Per concludere questo brevissimo video, hanno cambiato qualche cosa alle due Cadwell, quindi sia alla Revolver che all'Uppercut. Alla Revolver hanno diminuito il recoil, mentre all'Uppercut gli hanno aumentato leggermente il recoil, ma gli hanno anche aumentato lo shooting con il fanning, quindi sarete leggermente più veloci nello sparare con il fanning. Con questo è tutto e niente, GG a tutti quanti.